Tesoro, è uscita una news incredibile. Annunciato il nuovo Pokémon Magiana. Alto 1 metro, pesante 80 kg e classificato come Pokémon teoria confermata. Per la mia candidatura a presidente di Pokémon Company, dichiaro più teorie confermate per tutti. Un nuovo mondo fatto di verità. Grazie, grazie. Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e finalmente dopo 3 anni possiamo dirlo. Grazie al leak di CoroCoro veniamo a conoscenza dell'annuncio di un nuovissimo Pokémon, Magiana, che non è collegato a nessun altro mostriciattolo tascabile precedentemente esistente, né come sua forma alternativa, né tantomeno come evoluzione. Le informazioni in nostro possesso sono già abbastanza per poter andare a fare qualche teoria, ma facciamo un passo indietro. Cosa sappiamo per certo? Magiana è un Pokémon creato dall'uomo, alto 1 metro e pesante circa 80 kg. Viene descritto come un Pokémon mitico del quale non si conosce ancora il metodo di cattura perché non è presente ancora all'interno del mondo dei videogiochi. Benché sia ancora sconosciuta la sua combinazione di tipi, sappiamo che Magiana è un Pokémon artificiale creato dall'uomo circa 500 anni fa e che sarà presente come coprotagonista del 19° film Pokémon Volcanion e il meccanico Magiana, che poi è stato tradotto in mille modi come lo squisito Magiana, il grazioso Magiana, l'ingenuo Magiana e chi più ne ha più ne metta. Parrebbe che durante il lungometraggio Volcanion sia all'inseguimento di Magiana, rapito dal mondo di Azoth, da qualcuno o qualcosa, perché Volcanion conosce il segreto di Magiana e vuole che nessuno lo scopra. Vi ricordo anche che sappiamo per certo che il regno di Azoth è un regno meccanico, artificiale, e che Volcanion odia gli uomini. Queste informazioni ci saranno utili in seguito. Analizziamo adesso nel dettaglio l'artwork di Magiana. Magiana è un Pokémon decisamente meccanico, con una testa a forma di ingranaggio, delle estensioni sul capo simili ad orecchie, un busto esile con un incavo nel suo centro e poi una parte inferiore del corpo davvero simile ad una Pokéball che richiama un po' le fattezze di una gonna. Questa Pokéball ha un foro sul fondo, perché da questo foro escono le gambe del Pokémon. Ci sono almeno 3 cose da evidenziare nell'artwork di questo Pokémon. Il primo è che questo Pokémon ha un incavo al centro del busto, che in un'altra immagine promozionale del film viene anche mostrato pieno di luce. Questo ci fa pensare, insomma, a un incavo che serva per inserire qualche sorta di megapietra o comunque di gemma, che nel mondo Pokémon sono strumenti che potenziano i Pokémon o aumentando le loro statistiche o direttamente facendogli assumere una forma migliore, più forte. Il colore all'interno del buco è metà rosso e metà blu, e questo potrebbe richiamare sia i colori di Xerneas e Yveltal oppure quelli dei tipi di Volcanion, fuoco ed acqua. Ci sono comunque pochi elementi per fare congetture sul foro nel busto di Magiana e quindi procediamo oltre. La seconda cosa è che il Pokémon è davvero molto simile ad una Pokéball. Ken Sugimori non ha cercato neanche di nascondere la cosa, e infatti la sua gonna o parte inferiore del corpo ha addirittura la forma bicolore con tanto di parte divisoria e pulsante al centro della Pokéball. Potrebbe sembrare però che questa Pokéball appunto è incompleta perché ha al di sotto un foro, ma non fatevi ingannare, è possibile che Magiana possa assumere comunque la forma di una Pokéball completamente chiusa. Come? Ve lo spiego. Le orecchie sopra la testa di Magiana potrebbero essere i 2 spicchi mancanti nella parte inferiore della Pokéball. Attraverso un movimento meccanico, uno slittamento della parte superiore del corpo di Magiana su quello che sembrerebbe essere una sorta di binario, egli può praticamente posizionarsi sotto sopra rispetto alla Pokéball e dunque far coincidere le sue orecchie direttamente con la parte forata della ball, diventando di fatto una Pokéball completa. Oppure potrebbe fare strani giochi di contorsionismo e mettersi la testa fra le gambe, però sarebbe un po' strano, eppure un po' per i 18. Il terzo ed ultimo dettaglio è nel disegno nel suo insieme. Il Pokémon incontrovertibilmente assomiglia molto ad un Pokémon mitico di Kalos, DNC. Unendo i vari punti, cerchiamo di tracciare una conclusione che abbia un minimo di senso. Magiana è un Pokémon creato artificialmente, così come è artificiale il regno dal quale proviene. C'è solo una persona, anzi un essere semidivino, che mi viene in mente capace di poter ridare la vita ai morti, uccidere in massa e probabilmente e presumibilmente anche creare un regno da zero. Sto parlando di Azeta, il gigante di Kalos. Ripercorriamo brevemente la storia di Azeta. 3000 anni fa Azeta era il re di Kalos e durante la Grande Guerra perde il suo amico e compagno Floet. Decide dunque di costruire una macchina per porre fine alla guerra. Uccide tutti quanti i Pokémon presenti all'interno di Kalos, dà la vita eterna a Floet facendolo risuscitare e poi si dà la vita eterna da solo. Floet non perdona però Azeta per aver ucciso tanti Pokémon innocenti e lo abbandona. Da allora Azeta si mette alla ricerca di Floet e
sappiamo semplicemente che 3000 anni dopo, alla fine della storia di X e Y, lo rincontra. Ma che succede nel mezzo? È possibile che per 2500 anni AZ abbia cercato a Kalos ininterrottamente il Floet, ma senza successo. E dopodiché abbia pensato, se non sarò io a trovare Floet, magari è Floet che troverà me. Creerò per lui il regno perfetto, un regno epurato dall'essere umano, colui che ha causato di fatto la guerra che lo ha ucciso. Allora ecco che AZ costruisce il regno di Azoth, un regno artificiale, e dà poi la vita a Volcanion, il Pokémon generatore di energia per il suo stesso regno. Dopodiché, 500 anni fa, crea Magiana. Perché Magiana è a forma di Pokéball? Magiana è a forma di Pokéball perché la Pokéball è lo strumento di protezione per eccellenza dei Pokémon. AZ in questo caso avrebbe creato Magiana come contenitore protettivo, armatura per Floet, una volta che i due si sarebbero riappacificati e dunque ritrovati. Perché assomiglia a DNC? Perché AZ è stato 2500 anni a Kalos e sicuramente ha avuto modo di conoscere, essendo nel re, il Pokémon mitico DNC. Ed è per questo che ha creato un Pokémon ad immagine e somiglianza di uno realmente esistente. Certo è che proteggere Floet all'interno di Magiana regala praticamente a questo Pokémon la vita che tutti quanti vorremmo, un'eternità sotto una gonna. La cosa ha senso anche vedendola dal punto di vista dell'ispirazione. Magiana infatti è palesemente ispirato alla Vergine di Ferro, uno strumento di tortura composto da una testa di donna e poi una cavità a campana che riesce a contenere il suo interno un umano, perché questo strumento di tortura praticamente chiudeva gli uomini dentro e, essendoci delle spine, degli spunzoni all'interno di questa cavità, gli uomini una volta chiusi in questa sorta di sarcofago morivano bucherellati. Chiaramente qui la cosa è stata addolcita e Magiana non è uno strumento di tortura ma anzi di protezione per Floet. Il segreto che dunque Magiana nasconderebbe è dell'esistenza di Azoth, o dell'esistenza di Pokémon artificiali, o di entrambi. E per AZ questo è un problema, perché ovviamente il regno che ha creato è un regno epurato dagli uomini, e se gli uomini ne venissero a conoscenza, si sa, tenterebbero di invaderlo, o probabilmente potrebbero riuscirci. Tutto questo collima anche con l'indole di Volcanion. Volcanion odia gli uomini, perché gli uomini sono coloro che AZ, il suo padre, ha voluto tenere lontani dal proprio regno. È per questo che dunque si mette alla ricerca di Magiana, per portarlo a casa ed evitare che così il segreto di un regno curato dagli uomini venga fuori. Arriviamo al dunque, cosa c'entra tutto questo con l'eventuale conferma della generazione 6.5? Ci sono alcuni concetti all'interno dei lungometraggi Pokémon che sono troppo forti per essere eliminati all'interno di videogiochi ed altre parti della serie Pokémon. Certo, è vero che in alcuni film ci sono trame che non hanno nessun tipo di riferimento alle storie reali di manga o videogiochi, ma voglio dire, non è che Genesect sia stato presentato nei film come l'unione di una formica e un parabrezza, oppure Mewtwo amicone degli umani e figlio dei fiori. Ci sono cose troppo forti per non essere riprese anche nei videogiochi della serie principale. Il regno di Azoth è uno di questo, perché Magiana, un nuovo Pokémon, proviene da lì ed è stato creato in questo regno, perché riprende anche gli ingranaggi sul suo corpo. E quindi mi aspetto che il regno di Azoth sia parte integrante del prossimo gioco. È tempo di buttare la bomba. E se nel prossimo gioco Pokémon la storia si dividesse tra Kalos e il mondo di Azoth? Due dimensioni da esplorare, diverse fra loro e che entrambe sono necessarie per il completamento della storia, un po' come una versione extended del mondo distorto. E se i nuovi Pokémon aggiunti al Pokédex di Kalos non fossero Pokémon provenienti da una regione vicina o da una parte inesplorata della regione di Kalos, ma da un'altra dimensione? E se fossero i Pokémon che 500 anni fa AZ ha creato all'interno del regno di Azoth? Delle versioni alternative di Pokémon o oggetti già esistenti nel mondo reale? Prendiamoci un attimo di pausa e facciamo davvero volare la nostra immaginazione, cercando di ipotizzare una possibile trama per Pokémon Z. Elisio, alla fine di XY, è stato investito dalla luce della macchina di AZ e probabilmente è divenuto immortale. Anzi, ha acquisito gli stessi poteri di AZ. Acquisendo questi poteri, viene a conoscenza del fatto che esiste il regno di Azoth e AZ è al suo interno con Floet, dopo che si sono riappacificati. Elisio vede nel regno di Azoth il piano che non è riuscito a compiere all'interno di XY, quel mondo epurato dall'uomo e dai Pokémon, e cerca dunque di appropriarsi, buttando fuori AZ dal suo stesso regno. AZ, prevedendo che una cosa del genere prima o poi sarebbe successa, ha creato nei tempi dei tempi Zygarde, il Pokémon funzionale non solo ad essere un insieme di telecamere per poter permettere ad AZ di guardare Kalos e il mondo reale anche dall'interno di Azoth, ma un Pokémon come misura di sicurezza per uno squilibrio dell'ecosistema. Sì, questa frase l'abbiamo letta nel Pokédex e abbiamo sempre immaginato che lo squilibrio fosse una banalissima lotta tra Xerneas e Iveltal. E se vi dicessi che
che invece è lo squilibrio e la fusione forzata di due dimensioni create per esistere separatamente. Se vi dicessi che Zygarde forma perfetta è la chiave per evitare che il regno di Azoth collassi sul nostro mondo. Certo, voi mi direte, ma Zygarde ha l'abilità Frangiaura, fatta apposta per combattere Xerneas e Yveltal. E se vi dicessi invece che Frangiaura potrebbe semplicemente servire a far assorbire i poteri delle forme dormienti di Xerneas e Yveltal, rispettivamente nelle forme albero e bozzolo, senza farli risvegliare, come di fatto invece è successo quando Elisio ci ha provato alla fine di X e Y? L'allenatore protagonista, allora, all'interno di questo gioco non solo dovrebbe collezionare le solite medaglie, ma aiutare Azeta, chiccato dal suo regno di Azoth, a ritrovare tutte quante le cellule di Zygarde per formare la chiave per sconfiggere Elisio, che da dentro il mondo di Azoth sta invadendo completamente la nostra dimensione, liberando tutti i Pokémon presenti al suo interno. Elisio sta cercando di compiere quel progetto che ha cominciato, anzi, che Max ed Ivan hanno cominciato, il progetto Azoth, resettare il mondo e farlo tornare allo zero. Mi ricorda qualcosa? Lo so, forse sto correndo troppo con l'immaginazione, ma comprendetemi, sogno da tempo una trama più matura all'interno della serie principale Pokémon. Una trama che non getti semplicemente qua e là in qualche dialogo la teoria dei multiversi, ma che faccia del multiverso la parte portante del cuore della trama. E se permettete, dopo che Rubino Omega e Zaffiro Alfa questi accenni sono diventati più che qualche semplice dialogo sparso qua e là, ma c'è un intero episodio, l'episodio Delta, dedicato al multiverso, un po' ci comincio a credere. Ovviamente ragazzi, non sto facendo previsioni a lungo termine. Che sia o meno così la trama di Zeta, una cosa è certa: il regno di Azoth dovrà essere integrato all'interno dei giochi per giustificare l'esistenza di Magiana. E sì ragazzi, non sto neanche a discutere sul ma Magiana potrebbe essere il primo Pokémon di settima generazione, con un nuovo Pokémon palesemente collegato ad Azoth e quindi a qualcosa che è stato introdotto in questa generazione, con un Volcanion che deve ancora avere la sua forma alternativa e con Zygarde che ha un insieme di forme alternative non ancora rilasciate, direi che c'è troppo nel mezzo per poter saltare direttamente alla settima generazione, no? E voi cosa ne pensate? Ora che la generazione 6.5 è stata praticamente confermata, come vedete l'evoluzione della serie Pokémon? Pokémon Z sarà un prequel o un sequel di X e Y? Saranno uno o due titoli? Fatemelo sapere all'interno dello spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto, schiaffate un bel mi piace e poi lo mettete dentro Magiana. Noi ci vediamo domani con le 5, anzi stavolta 10 cose che... Ciao!